Benvenuti a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano i temi legati all'economia e al lavoro, la joint venture Total, Shell e Mitsui, titolare del progetto Tempa Rossa che dalla Basilicata si estende fino a Taranto, ha aperto le porte del cantiere che sta ormai sorgendo in Basilicata, un cantiere di 242.000 metri quadri. Il cantiere Tempa Rossa in Basilicata che avrà tutte le autorizzazioni entro la fine di quest'anno, le autorizzazioni ministeriali, che entrerà a regime nel 2017. Ma sentite i particolari nel nostro servizio. Sorge nel triangolo compreso tra Guardia Perticara, Gorgoglione e Corleto Perticara, nel cuore della Basilicata, la parte più consistente del progetto Tempa Rossa, attuato dalla joint venture Total Shell e Mitsui, che in Basilicata, nella Valle del Sauro, prevede l'estrazione del greggio, mentre a Taranto lo smistamento del prodotto. Total Shell e Mitsui, la joint venture titolare del progetto da 1,7 milioni di euro, ha aperto le porte del cantiere di 242.000 metri quadri, dove sta sorgendo uno dei più moderni siti industriali, che garantirà, ha ribadito l'ingegner Roberto Pasolini, direttore commerciale Total, elevati standard di sicurezza e compatibilità ambientale. La parte più rilevante del progetto riguarda le infrastrutture da realizzare qui in Basilicata, nella Valle del Sauro, dove appunto verranno collegati i pozzi a un centro olio che poi visiteremo, che è in costruzione, con tutti gli impianti di trattamento del grezzo per trasformarlo in grezzo trattato, quindi che si possa trasportare anche via nave, come dicevo, grezzo trattato più metano, più GPL, più zolfo. Per quanto riguarda il grezzo, invece, dal centro olio una tubazione scenderà a valle, qui a Corleto, dove andrà a innestarsi ad un oleodotto esistente che già collega un giacimento che non si trova lontano da qua in Val d'Agri, tubazione che collega questo giacimento della Val d'Agri con la raffineria di Taranto. Quindi oggi questo oleodotto trasporta alla raffineria il grezzo della Val d'Agri. Noi andremo a inserire il nostro grezzo in questa tubazione, verrà trasportato il nostro grezzo in alternanza con il grezzo della Val d'Agri, prima uno poi l'altro, col sistema detto a beccia, lotti separati di trasferimento perché hanno caratteristiche diverse. Quindi il grezzo attraverso questa tubazione arriverà a Taranto. A Taranto il nostro progetto prevede la realizzazione di due serbatoi di stoccaggio per il grezzo. Perché due serbatoi? Perché semplicemente sulla base delle regole esistenti un serbatoio viene usato per ricevere il grezzo, mentre l'altro serbatoio può essere utilizzato contemporaneamente per caricare il grezzo sulle navi. Quindi sostanzialmente a Taranto il progetto consiste nella realizzazione di questi due serbatoi, nei sistemi di pompaggio e nell'adeguamento del sistema di caricazione delle navi. Il sistema di caricazione delle navi che oggi consiste in un pontile petrolifero che è lungo circa 500 metri. Il nostro progetto prevede l'estensione di questo pontile di altri 350 metri per poter ormeggiare le navi che caricheranno il grezzo. Quindi sostanzialmente questo è il progetto di Taranto. In termini di completamento dei lavori, Total E&P Italia ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico l'istanza di aggiornamento del programma lavori della concessione Gorgoglione, sulla base della quale si prevede l'avvio della produzione del giacimento Tempa Rossa a dicembre 2017. Il progetto ha subito dei ritardi a seguito di fenomeni franosi verificatisi nel 2014. Total ha messo in campo una task force con l'obiettivo di completare i lavori di preparazione del sito nel 2015 e di consegnare le infrastrutture petrolifere nel 2017. L'inizio della produzione è anche allineato con il completamento dei lavori presso la raffineria di Taranto, per i quali si devono ancora completare i procedimenti autorizzativi in corso.
Diciamo che ormai siamo quasi alla fine dei lavori di genio civile che abbiamo cominciato alla fine del 2012, quindi tutta la parte di sbancamenti, riempimenti, strade di accesso e strade intorno al sito. Dovremmo completare questi lavori alla fine di questo anno, quindi alla fine del 2015. Nel frattempo abbiamo cominciato i lavori meccanici, quindi la realizzazione dell'infrastruttura, in particolare del centro olio. Dietro di me vedete che sta crescendo la struttura del serbatoio dell'acqua antincendio. L'obiettivo è quello di completare i lavori nel 2017 ed avviare la produzione a dicembre del 2017. Cambiamo argomento. Le preoccupazioni espresse dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nei confronti della grave crisi che attraversa l'Ilva sono senz'altro condivisibili nei riferimenti della visione complessiva del comparto dell'acciaio a livello nazionale, dice la Ionian Shipping Consortium. Del resto è fondamentale che l'azienda oggi commissariata possa portare a termine le opere di ambientalizzazione attuando tutte le prescrizioni AIA previste da una legge dello Stato che, se da una parte tutela le inconfutabili necessità di salvaguardia della vita e della salute, dall'altra rivendica centralità per l'industria siderurgica quale asset strategico dell'economia italiana. La speranza, dice la Ionian Shipping Consortium, è che il sistema commissariale dell'Ilva abbia al più presto a disposizione i finanziamenti resi disponibili dallo Stato o i fondi recuperati con le azioni giudiziarie in atto. Con questi sarà possibile portare a termine quegli interventi assolutamente necessari per rimettere l'industria siderurgica italiana al ruolo che ad essa compete nel rispetto delle leggi e del territorio. In furia il maltempo in Puglia, l'eccezionale grandinata di ieri pomeriggio con epicentro Massafra in provincia di Taranto ha coperto strade e campagne, una grandinata di eccezionale gravità che ha raggiunto l'altezza di 6 cm con chicchi grandissimi che ha colpito olivi, alberi di agrumi e uva da tavola, allagati i campi e le relative colture orticole quali cavolo bianco e verde, rape, broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate. È il disastroso effetto del clima impazzito, commenta il presidente della Coldiretti Puglia Gianni Cantele, ormai una costante in Puglia. Nell'agro di Massafra gli olivicoltori hanno denunciato la copiosa caduta delle olive e delle foglie, i rami risultano anch'essi danneggiati. Vista la gravità della situazione, aggiunge il direttore della Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti, gli uffici tecnici stanno procedendo all'immediata verifica dei danni anche sulla base delle numerosissime segnalazioni che stanno ricevendo. È indispensabile che i territori rurali vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto ad eventi di tale eccezionalità. I continui sbalzi termici non giovano certamente al settore agricolo. Gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione. Ormai è statisticamente provata un'anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, azzerata in un momento a causa di un'improvvisa grandinata o di un calo repentino delle temperature. Torniamo alle questioni di natura occupazionale. Continua l'occupazione pacifica dei lavoratori di Isola Verde della Chiesa del Carmine. La loro vertenza è che riguarda ben 231 lavoratori senza stipendio da quasi 8 mesi. Non ha ancora trovato una soluzione il servizio. Non si registrano ancora spiragli positivi per quel che riguarda la vertenza dei lavoratori di Taranto Isola Verde, la società in-house della provincia di Taranto. 231 lavoratori che a causa della riforma del Rio che ha riordinato le province rischiano di restare senza lavoro e sono da 7 mesi senza stipendio. Il DURC, il documento sulla regolarità contributiva, non è stato approvato dalla Regione Puglia. Questo avrebbe consentito, questo atto, almeno ai dipendenti di ricevere una parte delle mensilità pregresse. Intanto i lavoratori, una parte di loro, continua ad occupare pacificamente la Chiesa del Carmine, stanno trascorrendo anche la notte nella cappellina vicino alla chiesa. Insomma, la situazione resta drammatica. Sì, direi più che drammatica, se consideriamo che siamo ad oggi a una settimana a lottare tra virgolette a presidiare la chiesa con le istituzioni che latitano in una maniera spaventosa, in primis la Regione, nella persona del signor Emiliano, che a tutt'oggi, dopo che si era fatto garante durante le elezioni su Taranto e specialmente anche sulla vertenza Isola Verde, non abbiamo nessuno spiraglio, nessuna certezza. Si è parlato per 2 anni della dismissione delle province, è arrivato il giorno delle dismissioni delle province, ancora si discute su quali sono le competenze delle province e a chi andranno quello che le province faceva.
La gente continua a pagare le tasse sulla provincia. Lei ha pagato l'assicurazione, anch'io ho pagato l'assicurazione. 13 euro di quell'assicurazione vanno nelle tasche di Isola Verde, non nella provincia, Isola Verde. Tutte le accise, tutte le addizioni regionali vengono pagate. Questi soldi che fine fanno? Noi siamo da 8 mesi, perché a giorni adesso scatterà l'8° mese senza stipendio, non vediamo il barlume niente, il DURC non viene rateizzato, i soldi non possono essere fatti, i lavori non potrebbero essere eseguiti perché il DURC è negativo, quindi noi non sappiamo come mai gli impianti termici stiano lavorando con il DURC negativo non potendo fatturare. Ci chiediamo come mai i servizi alla città non vengono dati e come mai i cittadini non si rivoltano a questa cosa dove pagano le tasse, continuano a pagare le tasse a tutt'oggi, hanno anche addirittura la provincia di Taranto ha aumentato del 5% l'addizionale regionale sulla Tari, quindi io ho pagato, non ho pagato perché soldi ancora non ne ho, quindi chi ha pagato anche questa addizionale regionale aumentata, questi soldi che fine fanno? Non si trovano soldi per i nostri stipendi, poi si trovano soldi per i 4.800.000 per l'Archita, si trovano soldi per il Palazzo degli Uffici, si trovano soldi per 5.000 euro, hanno fatto una delibera per costruire un gabbiotto per i campetti che non possono essere agibili per quel gabbiotto. Ok, tanto di cappello. E noi come mangiamo? L'intervento dell'amministratore unico del Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, Roberto Falcone, ha mantenuto in piedi il collegamento con bus tra Taranto e l'aeroporto di Brindisi. Una decisione, quella presa dalla giunta regionale, che arriva dopo che una nota scritta dallo stesso dottor Falcone aveva informato della situazione il presidente della provincia di Taranto Tamburrano, l'assessore regionale Gianni Liviano e tutti i consiglieri regionali. In un incontro tecnico che si è tenuto a Bari è stata ribadita con forza la necessità di continuare l'importante collegamento e nel contempo reperire i finanziamenti necessari per renderlo fruibile almeno fino al 2018. Nella stessa sede è stata decisa l'istituzione di una fermata sulla superstrada Taranto-Brindisi all'altezza dello svincolo Paparazzo, all'altezza di Grottaglie, e orari più adeguati alle esigenze dell'utenza e non più vincolati alle scelte di Aeroporti di Puglia. Cambiamo argomento, la vendemmia si trasporta in una grande festa popolare aperta soprattutto ai bambini, di scena a Marina di Lizzano, Luca Pucanali. Una grande festa popolare. Luca Pucanali, la rievocazione storica della vendemmia organizzata nelle tenute Emera di Claudio IV, ha centrato l'obiettivo. Turisti, una grandissima partecipazione di famiglie e soprattutto l'entusiasmo dei bambini che hanno vissuto per un giorno i momenti tipici della vendemmia. La cantina di Marina di Lizzano per un giorno si è rituffata nel passato per celebrare quella che Federico 40, conduttore Rai di Decanter e La Prova del Cuoco, ospite della serata, ha definito la festa della terra. È la festa del vino. E per forza ci deve essere la gente, perché il vino serve a eliminare un filtro che c'è tra il cervello e la bocca e si dice sempre solo la verità, però in realtà è la festa della terra e noi siamo figli della terra, è la nostra madre, ci dà la linfa più goduriosa è il vino e allora io sono qui per questo motivo, perché annuso la terra e sento l'odore del vino che tra poco vado ad assaggiare, una cosa meravigliosa, viva la Puglia! La partecipazione dei bambini è importantissima, è una rievocazione della vendemmia anni 50 e il rischio è quello di perdere le tradizioni che devono essere l'elemento fondamentale per la nostra identità. Avendo ben in mente quelle che sono le tradizioni, allora è possibile crescere, svilupparle, non relegarle ad un ruolo museale, ma svilupparle e andare avanti, però con una base di partenza, e quindi è giusto rievocarlo, cosa che noi abbiamo già iniziato a fare lo scorso anno, ci impegniamo a fare anche negli anni futuri, e i bambini in questo modo acquisiscono ludicamente, ecco, quelli che sono gli elementi che ci legano alla terra, e in questo caso la coltivazione della vite, la vendemmia e poi il vino. E questo è un momento di crescita per loro e anche per noi, per tutti quanti. Una road map per cercare di dotare di rete idrica e fognante larghe zone dei quartieri di Talzano, Lama e San Vito, estrema periferia di Taranto che ne sono ancora sprovviste a distanza di 12 anni circa dal progetto messo a punto dall'acquedotto pugliese. A tracciarla è stato l'assessore regionale Giannini e lavori pubblici nel corso dell'incontro che si è svolto a Talzano presso la scuola Sciascia, organizzato con l'assessore regionale Gianni Liviano. Presente l'amministratore unico di AQP, Nicola Costantino, rappresentato
rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'assessore Giannini ha rassicurato i cittadini dei tre quartieri tarantini che affollavano la riunione ed ha annunciato la convocazione a breve nel suo assessorato di tutti gli attori in campo, sia la Regione, la COP, il Comune di Taranto, per fare il punto della situazione ed individuare i percorsi più utili alla risoluzione della vicenda, salvando così il finanziamento di 11 milioni di euro che l'Unione Europea ha messo a disposizione. Cambiamo argomento, è attivo il nuovo bando Nidi che si rivolge soprattutto ai disoccupati. Ci sono importanti novità, sentite. Attivo il nuovo bando Nidi, nuove iniziative d'impresa. Questa volta la Regione Puglia ha messo in pista uno strumento davvero incentivante ed innovativo, con qualche opportunità in più per alcune categorie che vogliano mettersi in gioco. Intanto perché offre, questa l'importante novità del nuovo bando, la possibilità anche ai dipendenti delle aziende in crisi di acquisirne la titolarità attraverso una cooperativa o una nuova società e di ricominciare avvalendosi di un'agevolazione che può coprire dall'80 al 100% dell'investimento. Ovviamente anche il nuovo bando mantiene quelle caratteristiche che hanno contribuito a decretare il successo della passata edizione, che ha consentito nuovi investimenti per quasi 35 milioni di euro. Infatti i destinatari del nuovo bando sono i giovani, le donne, i disoccupati, i precari, oltre che le persone che stanno per perdere il posto di lavoro. Inoltre il nuovo bando raddoppia 10.000 euro il contributo a fondo perduto sulle spese di gestione, includendo nuove voci come la gestione a banche dati e la registrazione di domini internet. E tra le imprese beneficiarie degli aiuti compaiono anche per la prima volta quelle che si occupano di e-commerce, traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai servizi, servizi postali. Nidi è una misura sportello, cioè aperta sino a che ci sono risorse, particolarmente incentivante perché agevola l'investimento sino al 100% dell'intero importo, per una metà con un'agevolazione a fondo perduto e per metà con un prestito rimborsabile se l'investimento è di 50 euro, del 90% se l'impegno di spesa è compreso tra i 50 e i 100.000 euro, 80% per investimenti tra i 100 e i 150.000 euro. Confcommercio Taranto è uno degli sportelli informativi di Nidi individuati da Sistema Puglia, l'organismo intermedio per la gestione dello strumento finanziario. Il personale dell'area credito della sede di Taranto e degli uffici di Manduria, Martina Franca e Ginosa, è a disposizione degli aspiranti imprenditori per la verifica dei requisiti e la presentazione delle domande per accedere all'agevolazione. A partire da lunedì 5 ottobre il certificato di proprietà dei veicoli è diventato elettronico. Dopo 88 anni, infatti, il PRA, il pubblico registro automobilistico, rilascerà il documento solo online. Scompaiono così 30 milioni di fogli di carta, facendo bene sia all'ambiente che agli automobilisti, che grazie alla digitalizzazione non correranno più il rischio di smarrirlo, di subire un furto o di deteriorarlo. Chiunque dunque acquisti un veicolo nuovo o usato non riceverà più il consueto certificato cartaceo, ma la versione digitale custodita negli archivi informatici del PRA. A Taranto per ora sono stati già registrati 250 certificati rilasciati online. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Filippine, rapito ristoratore italiano. Siria, missili contro ISIS da navi russe. Unioni civili e scontro su un nuovo testo. La Farnesina sta verificando la notizia secondo cui un italiano sarebbe stato rapito nelle Filippine. Secondo media locali, si tratterebbe del ristoratore Rolando Del Torchio, ex prete missionario. L'uomo sarebbe stato prelevato da uomini armati a bordo di un furgone oggi intorno alle 19 ore locale nel suo ristorante pizzeria a Dipolog City, nel sud delle Filippine. Il rapimento è stato confermato dal capo della polizia locale. Si intensifica l'operazione militare in Siria. Quattro navi della Marina russa dispiegate nel Mar Caspio hanno lanciato missili contro le postazioni dello Stato islamico. Intanto il segretario della difesa USA, Ashton Carter, ha smentito le voci di una presunta collaborazione militare con Mosca in Siria. La Russia sta seguendo una strategia sbagliata e continua a colpire obiettivi non ISIS, ha detto il numero uno del Pentagono nel corso della conferenza stampa a Roma con il ministro della difesa Roberta Pinotti. Scoppia la polemica per il nuovo testo sulle unioni civili, targato PD, depositato ieri in Senato. La norma sulla stepchild adoption, la possibilità di adottare il figlio del partner, in particolare, è finita nel mirino della componente centrista, Nuovo Centrodestra e Area Popolare, della maggioranza di governo. La nuova versione del DDL Cirinna sulle unioni civili è una inaccettabile forzatura, attacca il presidente dei deputati di Area Popolare, Maurizio Lupi. Il PD ha trovato l'accordo sui nodi ancora aperti del DDL Boschi riguardante l'articolo 21 sull'elezione del Presidente della Repubblica e sul 39, ossia la norma transitoria per l'elezione del Senato che spiana la strada anche all'Italicum. Nel frattempo le opposizioni, in una lettera al Capo dello Stato, denunciano la totale mancanza di confronto rilevando il venir meno del ruolo di arbitro super partes del Presidente del Senato Grasso.
A Nicolosi, nel Catanese, una ragazza ventenne è stata uccisa con diversi colpi di arma da taglio nella sua auto. La giovane, madre di una bimba di 4 anni, aveva denunciato per stalking il padre della piccola, che la perseguitava con messaggi, chiamate e pedinamenti per gelosia. I carabinieri stanno cercando l'uomo. Lascerò il 26 febbraio, non un giorno prima. Mi batterò fino alla fine per me e per la FIFA. Sono convinto che il male verrà alla luce e che il bene prevarrà. Parole del numero uno della FIFA, Sepp Blatter, che denuncia di essere al centro di un attacco mediatico, ma che non lascerà la presidenza prima del congresso straordinario fissato a Zurigo per il 26 febbraio. Sono stato condannato senza che sia stata provata alcuna irregolarità da parte mia. È veramente scandaloso, ha aggiunto. Un appuntamento si terrà domani alle 21 con ingresso libero e gratuito nella sede universitaria della ex caserma Rossarol nel centro storico di Taranto, il concerto del trio di musica etnico popolare Chitarre e Tamorre, il concerto conclusivo della prima giornata della 11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, la più importante iniziativa organizzata annualmente dal centro servizi volontariato, che inizia con una 2 giorni domani e sabato, nella quale nella cornice della sede universitaria nel centro storico di Taranto la comunità incontrerà e conoscerà meglio il mondo del volontariato. L'iniziativa è soprattutto ed anche aperta alle scolaresche. Il trio Chitarre e Tamorre è composto da Antonello Cafagna, voce e chitarra, Cinzia Pizzo, danza, voce e castagnette, e Mario Donatiello, voce e tamburo. È tutto per la cronaca del nostro giornale. La linea passa alla regia curata da Gianfranco Curto e Cristian Palazzo. Noi ci vediamo tra poco con lo sport.